Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Earth of Iron 4 con la nostra campagna con l'Italia. Nello scorso episodio avevamo diviso, suddiviso la Russia in due, annettendoci metà di loro, dei suoi territori più ricchi, anzi li chiamerei proprio più ricchi, e lasciando loro diciamo la steppa e la Siberia per i loro gulag, e stavamo accingendo a conquistare il Giappone e quello che rimaneva dell'Europa, la vostra amata Svizzera. E la Svezia che ha deciso, non si sa bene per quale assurdo motivo, di garantire l'indipendenza della Svizzera. Comunque, proseguire, abbiamo ancora 15 giorni prima di poter attaccare. Tutto è pronto qua, tu devi essere già pronto quando inizia la guerra, quindi siate pronti se non lo siete. Siatelo se non lo siete. Abbiamo bisogno davvero di supporto aereo, in questa parte non ci sono aeroporti qui, quindi fanculo il supporto aereo. Ok, io dichiarerei guerra alla Svizzera, mi sono stufato di aspettare, anzi, anche se... Ok, la flotta qua è a posto. Tu ti sei riparato abbastanza, secondo me. Giuseppe Miraglia, tutto a posto qua. Tutti i fighter sono abbastanza pieni e carichi di portaerei. Ok, quindi la flotta auxilia... No, Regia Marina... Hey, what? Flotta auxilia mi viene qua. Convoy raiding. Oi, però. Perché c'è anche la Regia Marina? Ok. Convoy raiding qua. Qua. Basta così, vabbè. Non penso che la Svezia possa arrivare fin lassù. E qua mi seleziona la Regia Marina che mandiamo in Search and Destroy. Non penso che abbiamo grossi problemi. Search and Destroy lungo la costa del Giappone. Andatevi a divertire. Andatevi davvero a divertire. Dichiariamo guerra alla Svizzera. Così da finire questa pantomima della Svizzera. Adesso laggerà tutto, crasherà tutto. Perché chiamiamo i nostri migliaia di alleati. Sono entrati, mi sa che sono entrati nel Reich. O sbaglio. Boom! Ciao Svizzera. Sono entrati nel Reich la Svizzera, controlliamo subito. Sì, la Svizzera è entrata nel Reich, anche la Svezia. No, la Svezia non è entrata nel Reich, però... Svezia. È stato bello conoscerti. Secondo me questa guerra qua ci porta via una quantità di morti inaudita. Combattere sulle montagne. Qui stiamo sfondando ovunque. Ciao! È stato un piacere. Ops, Svizzera. La macchia rossa che c'era in mezzo all'impero romano sparisce finalmente come avete desiderato. Riselezioniamo tutti, stiamo facendo overrun, li stiamo proprio massacrando, poveretti. Oh, night vision, ottimo, abbiamo anche un bonus adesso di combattimento notturno. Grand Battle Fleet, altri bonus per la nostra flotta. Continuiamo con i bonus per il nostro night vision e continuiamo con i bonus per la marina, visto che l'ultima cosa che ci manca è... Davvero solo distrugge la flotta giapponese. Overrun, wow. Hello Svizzera. Ok, qua in Svezia stiamo sfondando. No, non ho manco avuto ancora il coraggio di... Su Svizzera. Destroy, motherfucker. La Svizzera è caduta. Adesso questi 23 li portiamo in fretta e furia qua a Malmo. Si combatte. Abbiamo perso, mi sa, anche, vedo qua, eh. Bene, abbiamo perso 24 sottomarini. Molto bene. La pagherete molto cara. Probabilmente erano i sottomarini quelli peggiori che avevamo. C'è un aeroporto abbastanza capiente qua. 1200, perfetto. Subirete l'ira... Ah, madonna, qua ricercare adesso. Naval bomber, dove sono i naval bomber? Ah, i bombardieri navali. Interwar, Interwar Carrier Fighter, Carrier Naval Bomber. Naval Bomber di livello 2 e di livello 3. Oh. Subite l'ira di 1000 bombardieri. Di 1000 bombardieri. Di 1000 bombardieri aerei navali italiani. Subitela l'ira, subitela. Soffrite.
qua stiamo sfondando letteralmente. Sottomarini, stiamo prendendo un po' di sottomarini, ma erano quelli tutti vecchi e datati, quindi va benissimo così. Va molto bene così aver perso quei sottomarini. Primo scontro fra bombardieri. Adesso non escono più allo scoperto. Oh, la Svezia ha aggiornato l'asse, perfetto. Quello che avevamo desiderato. Questo però come fanno gli inglesi, i tedeschi a avere possibilità di combattere qua, vabbè. Ci stanno invadendo qua sotto intanto. Cavallero! Te che hai 31 divisioni, dammi la metà. Facciamo un piano di battaglia. Dammi metà delle tue divisioni. Che 16 divisioni vengano lì. Ci stanno invadendo dall'Oman, wow, con 3 divisioni, wow. Coraggiosissimi. Ok, vedo che non fanno più i furbi. Vedo che non fanno più decisamente i furbi. E se a me avessero ancora problemi, gli mando altri 600 caccia. Abbiamo, ad esempio, i nostri centauri del 46, ne abbiamo 3000, giusto lì. 600 aerei, giusti lì, pronti, e li mando nel Mar Baltico. Antitank, perfetto. Adesso divertitevi. Divertitevi per davvero adesso, svedesi. Intanto abbiamo un po' di tecnologie da ricercare. Montagnier di livello 3. Abbiamo finito tutte le tecnologie che potevamo ricercare. Qua non c'è nulla che mi interessi. Cerchiamo il decryption. Addio Svezia, anche te è stato bello. Mi spiace per Andrew, però. Adesso dovremmo avere la superiorità aerea. Ancora no. Ci sono 500. Questa è tutta l'aeronautica tedesca, questa, Questa è tutta l'aeronautica tedesca che si diverte un mondo, Noi la facciamo divertire l'aeronautica tedesca. Perché non si sa bene come sia possibile, ma gli aerei si sono smaterializzati dalla Germania. Magicamente sono in grado di combattere. Resistenza. Hermann Hoth. Non ti preoccupare, Hermann Hoth, che adesso che arriva tutto il resto della truppa qua. Vediamo quante vite abbiamo fatto. Wow, 200.000 morti per invadere Svezia e Svizzera. Lo sapevo, perché sono territori talmente di merda che d'altronde... Oh, abbiamo affondato qualcosa. È vero che gli heavy cruiser non li stiamo più producendo, però gli svedesi ci stanno rompendo le balle. Un affronto che non verrà perdonato. Distruggi quella divisione, ragazzi. Accerchiate quelle divisioni. Noi qua avevamo 16 marine e ne avevamo altri in produzione, se non mi sbaglio. Sì, aspettare che finiscano questi e poi quel gruppo lì lo usiamo per invadere il Giappone. Qua tanto un sacco di trasporti che vengono affondati. Non ci hanno affondato nulla. Un sottomarino, un destroyer, 7 destroyer. Ok, qua abbiamo sfondato, perfetto. Selezioniamo adesso il signorino qua. Modo uber aggressivo, vai. Divertiti, faccia i suoi porci comodi, signore. Mentre l'India muore di stenti e di fame. Ah, ho sbagliato, avrei dovuto metterla qua. Rispedite questi porcellini da dove meritano. Grazie. Oh, misericordia. Ok, vedo con piacere che si sono svolatilizzati tutti,
Nessuno più osa mettere in dubbio la prepotenza italiana. Ace pilot, vedo perfettamente che stiamo dominando i cieli. 4 divisioni giapponesi, addio. Si sono circondati, morite. Oh, qua messe Soddu sono arrivate a destinazione. Un po' di sottomarini che fanno il loro dovere. Siamo arrivati di nuovo in Sudafrica. Siamo arrivati nuovamente in Sudafrica, mentre hanno portato nuove divisioni in Africa di nuovo questi qua, eh. Sapete cosa vi dico? Gli svedesi mi hanno davvero fatto arrabbiare. Non c'è un altro aeroporto qua? Gli svedesi mi hanno fatto davvero arrabbiare. Ok. Perché non mi selezioni gli aerei? Però tu dovevi selezionarmi questi aerei qua e dirgli di andare in Southern Sweden a fare intercettazione. Stoccolma è stata molto cattiva, ragazzi. Che ne pensate? Secondo me è stata cattivissima. Non abbiamo superiorità aerea, ma stiamo scherzando. Ci sono 800 aerei nemici. Questi tedeschi che non... Heavy fighter. Abbiamo un po' di jet. Adesso gli mando 1000 jet, prototipi a jet in questa zona. Voglio vedere come se la cavano con i jet. Voglio vedere come se la cavano. Hanno un range basso e devono ancora arrivare, oltretutto, che si stanno ancora deployando. Quando arriveranno i nostri jet saremo tutti più contenti. Stanno ancora deployandosi dalla riserva qua. Allora, i nostri marini sono stati sfiniti di... No, sono ancora 6. Field ospita di livello 3, ottimo. Che è sto rumore preoccupante. Facciamo il field ospita di livello 4. Continuiamo a perdere sottomarini, Perché non mi piaceranno tutti i sottomarini peggiori. Comunque, gli svedesi pagheranno questo affronto. Probabilmente sono... Ah no, stanno andando a ripararsi, ok. Ola! Gli svedesi, mi spiace per Andrew, ma... Gli svedesi devono pagare il prezzo anche loro, hanno voluto fare i furbi. Non si scherza con gli italiani, ci avete affondato... Tanti marinai hanno perso la vita. Troppi. La Regia Marina deve correre ai ripari. Correte a ripararvi allora. Dov'è Stoccolma? Eccola qua. Sta per arrivare. Atomic bombing of Stockholm, the beautiful city of Stockholm, proud Venice of the North. Non è Amsterdam, la Venezia del Nord. Vabbè, questo è perché siamo alla Paradox probabilmente. La Svezia, bla 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 bla. Non c'è stata l'animazione però. Hai ancora voglia di combattere, Svezia? No problema. Non abbiamo di nuovo la superiorità aerea, ma stiamo scherzando. Vabbè, gliela facciamo passare noi adesso la voglia di combattere. Sì, perché ci sono giapponesi, cioè chiunque, tutti i cani del mondo sono qua. E qua stiamo riavanzando. Quanto ci vuole per finire sti... Ok, finiranno molto presto. Finiranno molto presto.
99. Su, su, su. Quanto ci vuole a finirvi? 100, a posto, 32. Me ne servono solo 24 però. Prendiamone 16. Mi giochi il sollevante. Me ne dai 8. 24. Ti do un ottimo comandante, ti do il migliore che abbiamo negli sbarchi, che è Nicola Fara. Yes. E Nicola Fara. Uno sbarco da qua a Okinawa. Questa qua è Okinawa. Okinawa, sì. Ah, Iwo Jima, ancora meglio, Iwo Jima, pensavo fosse Okinawa. Okinawa qual è, scusate? Okinawa è questa probabilmente, Okinawa è questa qua, no? Facciamo Iwo Jima. Perfetto. Ta ta tan dan 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 dan. Pagherete cara, avete già pagato proprio prezzo, il vostro essere ribelli svedesi. Ciao svedesi, ciao Stoccolma. Perché non avanzano ad esempio questo qua, non avanza qui a Karlstad? Ciao Stoccolma. Ace pilot promoted. See you in hell. Oh, la Svezia è capitolata. Ciao Svezia, muori in pace. Ok, adesso Pellu. Divertitevi. Hasta la vista. Ok, direi che è giunto il momento. Abbiamo preso anche le ultime cose che c'erano di neutrali in Europa. Europe, bitch. Russian Empire, addirittura. Il Russian Empire fa la gentilezza di dire... Come ti permetti? Madonna, ti tiro una sbella di quelle che ti ribalto. Dan da da dan. Perché voi qua state aspettando? Ok, quanto ci vuole qua per fare questa invasione? Oltretutto assicuriamoci di avere la Regia Marina. Ci stanno attualmente riparando, ma non è un problema. Deve fare... Minchia, passata da 3 lì, vabbè, comunque ce l'abbiamo la sicurezza. Così controlliamo quelle zone di mare. A te ti metto il colore nero, come il carbone, nero per le impressioni militari importanti. Perché però non mi joini? Perché tu non joini il tuo piano d'azione? Sì, no, però vuoi fare la cazzata? Ho visto bene. Ti imbarchi e vieni qua, non che fai tutto il giro del mondo. Testa di cazzo, non mi fai tutto il giro del mondo. No, ma cavaliere è andato tutto quanto. Vabbè, divertiti cavaliere, respingili. Respingeteli e poi torniamo in India. Comunque, abbiamo respinto... Oh, finalmente stiamo distruggendo le ultime flotte. Oh, le stiamo finalmente distruggendo le flotte... A sti porci. Comunque abbiamo conquistato tutto quello che c'era da conquistare in Europa. Ci accingiamo a invadere il Giappone. E sarà la parte finale. Penso che magari uno sbarco qua a Hiroshima, Osaka ci starebbe bene. Comunque lo faremo nel prossimo episodio. Un saluto alla prossima. Ciao ciao.